siamo al 44esimo anno, insomma, che sei qua a seguire la squadra del Subiano. Proprio sei un pezzo di storia ormai del Subiano. Sai, ormai è una cosa normale, è una routine che dura tutti gli anni, sempre in mezzo a questi giocatori. Poi sempre giocatori nuovi, una Sì, volta sì, sì. Anche se hai avuto modo di massaggiare quattro generazioni di calciatori, questo è molto bello. sì, si spera di fare un bel campionato. Certo. Ragazzi giovani ci sono. Tanto li inquadriamo insieme i ragazzi Sì. che hanno iniziato questa preparazione, già sembra che ci sia molto entusiasmo, dai. Sì. E Sembra che sentano nella fatica, nel caldo, nel sole. poi ci vuole, basta, poi sono giovani, i giovani Certo. hanno sempre qualcosa in più, tra quattro vecchi che li stimolano. Ma noi siamo i giovani però, dai. Degli anni 70, ma siamo i giovani, insomma. Perché se ci sono le persone come noi, magari di questi calciatori purtroppo. ce ne sarebbe qualcuno in meno, insomma. Chi li accudisce, ecco. Chi è il più viziato del gruppo, Edo? No, viziati non ce ne Sono sono. tutte persone mature, Sì, insomma. sono Parliamo di ragazzi maturi, anche quei responsabili. grandi sono persone mature, quei giovani si impegnano Hanno voglia di e emergere. hanno voglia di fare qualcosa e sicché emergono sempre. Basta avere voglia. Purtroppo Certo. bisogna avere tante cose, la dieta, andare a letto alle ore giuste. Mantenere, sì, Ma certo. bisogna volersi bene. Bisogna volersi bene, anche perché poi il calcio, come si diceva prima, è uno sport che si fa all'aria aperta. Il Sì. calcio lo giochiamo a Punta Buriana, un posto magnifico. E quindi che cosa c'è di più bello di lavorare in posti simili, insomma? Pensa a quella gente che stanno tutto il giorno chiuso. E quindi Noi siamo privilegiati. certo, e quindi ti auguro un buon campionato, una buona stagione e sicuramente ci ritroveremo qui l'anno prossimo per commentare il nuovo Subiano, magari in eccellenza. Ok. Grazie, ciao.